Buongiorno a tutti. Allora, oggi top 10 delle mie tinte labbra preferite. Allora, una piccolissima premessa: se non amate il finish opaco o non sopportate le labbra secche, sappiate che le tinte non fanno per voi, perché le tinte hanno una base alcolica che evapora e si fissa. Il rossetto si fissa, quindi è normale che secchino un po' le labbra. Poi ci sono le tinte che seccano di più, le tinte che seccano di meno. Personalmente trovo le tinte molto confortevoli per quanto mi riguarda, nel senso che comunque non ci faccio caso. Certo, c'è qualche tinta che dopo un po' mi tira di più, ma questo magari perché di base ho delle labbra secche e magari si tende un po' a screpolare e facilmente si toglie, ma queste sono alcune tinte che ovviamente non sono presenti in questa top 10. E ovviamente non tutte le tinte fanno questo, quindi la maggior parte delle tinte che amo ve le mostro in questo video e ho selezionato sia tinte naturali che tinte un po' più evidenti. Non potevo non inserire questa, che è Lolita di Kat Von D. L'ho acquistata in America ed è questo bellissimo colore nude non eccessivamente chiaro. Mi piace tantissimo proprio per questo suo effetto marmotta, così lo posso chiamare, è molto molto bella. Ogni volta che la indosso mi fate i complimenti nelle foto del giorno. Questa è la motivazione per cui veramente mi piace tanto, perché non è un rossetto che passa inosservato. Un'altra tinta che pure mi piace è Serenity di Gerard Cosmetics. Assomiglia un po' alla tinta che ho perso di Anastasia Beverly Hills, che è la Desert Rose. È sulla stessa scia, però più chiara ed è un po' più pescata. Sembra che anche meno grigio all'interno. Mi piace molto anche questa, anche per la tenuta. Non potevo non promuovere questa qui di Wycon, che è mandorla, anche se questa fa parte di quel, diciamo, quella categoria che secca un po' più le labbra rispetto alle altre. Ma anche qui il colore è molto particolare e la durata è buona. Un altro colore che amo è Riot di Lime Crime, questa azienda che voi sapete che io adoro. È sempre su queste tonalità, ma è un po' più scura e sempre finish opaco, è un po' più scura e va un pelino pelino più nel pesca. Ultima tonalità, sempre naturale, ma che va più nel rosa, è la numero 13 della Lime Pupa, che veramente adoro. Questa ad esempio è una di quelle più confortevoli che ho. Ok, ho fatto una scaletta verso un alto. Sono tutti molto simili. Se devo andare con una tinta rossa, vado con questa, che è la numero 01 di Sephora. Prima amavo molto quelle di Nuba, poi ho scoperto che ce ne sono altre, cioè io le tinte le utilizzo da Nuba, cioè in poi. Poi ne ho provate altre e questa di Sephora, di rossa, è veramente bellissima. Finish opaco, durata eccellente. Prezzo ovviamente più basso di quelle di Nuba, che costano 20 euro e passa, è veramente bellissima. Un'altra tinta, quindi due tinte di Wycon, che è molto particolare, è Lampone. Adesso andiamo tutte con quelle col finish fucsia, che però questa qui è quella che fa parte della linea Makeup Artist. Questa qui è quasi terminata, tra l'altro, cioè la sento che è quasi terminata, l'ho utilizzata tantissimo ed è molto particolare come colore. Non è coprentissima, quindi dovete fare più strati prima che si asciugano, perché altrimenti sgretolano. Questa qui è particolarissima, quindi anche qui due tinte di Lime Crime in questo top 10. È Beat It. L'ho utilizzata nel tutorial di Capodanno dell'anno scorso e vi è piaciuta tanto anche a voi. È questo bellissimo, non lo so definire, abbastanza scura, ma particolarissima. Una tinta che assomiglia molto al rossetto Flat of Fabulous, sempre di MAC, è questa qui, che è Tailored to Tease. Molto molto simile, ma la preferisco anche al rossetto perché dura di più del rossetto. E questa ad esempio secca un pochino pochino in più, però l'amo lo stesso perché il colore è veramente bello. Ultima è Bend and Snap, questa qui di Too Faced. Sono le nuove tinte, queste sono uscite veramente da poco e devo dire che la formulazione mi piace parecchio. È un mix tra le ultime due,
Veramente molto bella. Ho anche quell'altra fucsia, ma preferisco questo colore perché è un po' più particolare. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto e fatemi sapere con un commentino qui sotto quali sono le vostre tinte preferite tra quelle che avete visto e qualcuna magari da suggerirmi che vado a dare un'occhiata e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!